Buonasera ragazzi, rieccoci qui per la seconda demo ufficiale di Resident Evil Village. Aspettiamo un po' che entra qualcuno. Nel frattempo assaporiamo la colonna sonora. E vediamo un po' cosa ci aspetta quest'oggi. Sono veramente, veramente curioso. Mancano 7 minuti e 40 secondi e sbloccheranno la demo. Nel frattempo riguarderei il trailer. Che questo la scorsa volta l'ha sbloccato alla fine della prima demo. As the midnight moon rises on black wings, we await the light at the end. In Ah, life, lo stemma passing dell'ombrella. joy and glory to Mother Miranda. When you're whining, we're almost there. Rose, where are you? Hello. If there are any survivors out there, come to my to Louisa's Mamma mia. house near the fields. Ragazzi, questa ambientazione mi fa impazzire. Ciao, missile! Oh no, they're coming. Titolo Who is it? gioco? Resident Evil 8 Village. Se si è tolto, rimettetelo nella dashboard perché l'ho inserito. Questo è il trailer dell'altra volta. Nella live. Modificatelo perché l'avevo inserito. Ah! Qui c'è il vecchio lupunaro, ecco. Che l'altra volta ci ha fatto sognare. Mamma mia. Comunque i riflessi, ragazzi, sulle armi sono meravigliosi. Ecco, sta parte secondo me sono i laboratori. Mamma mia. Io già so che tremerò. La milfona sempre presente. Winters. Welcome. Ragazzi. I gotta say, I'm surprised you made it this far. It'd be a shame if something happened to you now. You killed Mia. Now do me and finish the job. Mamma mia, Chris. Questa immagine di lui in metà col lupo. Ciao, Renak. Cioè, non vorrei che anche lui, secondo me, si svelerà contagiato, diciamo. Quindi, come stai, Renak? Ho questa sensazione. Renak è VIP. Ragazzi, Renak è VIP. Conferiamo subito l'emblema. Raga, top. Allora, Renak 00. Allora, tac, tac, tac. Renek 00, hai, confermami, hai un omino con lo sfondo bianco come immagine di Twitch? Confermami. Renek 00.
Momento di tensione. Eccola, è lei. Tac. VIP. Tra 3, 2, 1 e... vai. Ci sei. Ci sei. Sei VIPs. Ti darà il banner o immediatamente o tra qualche minuto. Ma te lo abbiamo ufficialmente conferito, tipo cavaliere della tavola rotonda. Eccolo. Eccolo. Hai lo stemmino. Ragazzi, Rennak è la prima a riscattare il bannerino VIP. Quindi questa cosa megasa. Ai ai ai. Ti stai conservando i punti, infatti. Il mio sogno è la pace del mondo. Yes, yes, Rennak ha speso 15.000, ragazzi, adesso è VIP. Very important personaire, eh? Avete visto che ci sta tutto? Ottimo, ottimo. Hai farmato con sacrificio e hai raccolto il best. Quindi tu per un mese sarai VIP del nostro canale. Esatto. Tra l'altro l'altra volta, se non erro, mi hai anche aiutato perché non avevo visto per la fretta dove dover andare, quindi scavalcando quella cosina dietro la casetta. Quindi mi raccomando, Ocio, se vedi che teggi cristallo per un minuto, guidami. Perché ragazzi, la cosa brutta di questa demo, anche bella in un certo senso, è che dura 30 minuti, quindi in 30 minuti devi stare lì a... con la voglia di esplorare, spolparti ogni angolo, ma non lo puoi fare perché altrimenti rischi di non finirla. Quindi sempre attenta. Bravo soldato. Mancano esattamente 1 minuto e 10, 9, 8, 7 secondi. E scopriremo un po' cosa ci attende nel castello. Sicuramente la milfona Dimitrescu sarà sempre presente. Tempo, vediamo che tutto sia in ordine, sì, ok, ci siamo. Si deve ancora connettere qualcuno, se non erro, che voleva vedere la live, quindi aspettiamo qualche minutino e si parte. Voi già avete visto il gameplay, io non ho guardato nulla apposta per non rovinarmi la sorpresa e giocarlo in maniera pulita con le reazioni live. C'ho live. Allora, cioè ragazzi, Dirty Fury, gli horror non li ha mai giocati, quindi vederlo in hype per degli horror fa sempre piacere. Oh, Cortana! This game is on fire! On fire, on fire. Ok, ok ragazzi, ci siamo. Basta premere un tasto, l'incubo comincia. Aspettiamo un paio di minutini e si va. Nel frattempo vediamo un po'. Tanto il timer comincia dopo. C'è Fabian pure, ok. Speed 3. Comunque il re-engine, eccolo qua, è meraviglioso. E avevo messo Resident Evil Village. Non so perché si sminchi ogni volta con sto gioco. Sarà che ancora non è uscito e non è ben settato. Ok, gameplay demo inizia. Ciao Silvia alla crema! Non sai se lo giocherai, in che senso? Che forse sì o forse no? Oh, Levi Ackerman! Ciao! Forse sì, ah! Questa cosa mi piace! E non sono tipo, infatti! Village! Però non mi spunta castello! Quindi, è strana questa cosa, è strana! Sono curioso di... premere tasto X. Quando dite voi ragazzi, io comincio.
Aspetto un feedback dal moderatore. Raga, se potete, datemi una info. Guardando Twitch dalla TV con il mio account è impossibile commentare? No, puoi commentare. Se dalla TV come applicazione, no. Dovresti commentare. Devi fare il login, però. Se non fai il login, non ti fa commentare. O collegarti da Shell, come dice Dirty Fury. Quindi guardi la live dal TV e dal telefonino usi solo la dashboard per commentare. Non l'ho mai utilizzato dalla televisione. Dalla Play sì. Come applicazione alla Play, ma dal TV forse sì, a quanto pare loro già hanno provato. Ragazzi, voi se confermate io starterei. Ditemi voi altri. Puedo? 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ecco, Demo Castello. Normale. Questa demo terminata dopo il trampolino. Ok. La figlia di Ethan potrebbe trovarsi nel castello. Spinto dalla flebile speranza di ritrovarla, Ethan si addentra in questo luogo sinistro. Tuttavia, una volta entrato, deve fare i conti con una terribile accoglienza. Con una terribile accoglienza. Castrol Dimitrescu. No, che facile, normale. Ci siamo, raghi. Sento le fiammelle qui a destra. Ci siamo svegliati qui, quindi non si sa come. Sì, è lo stesso del 7. Non si sa come, ma siamo praticamente. Ci sarà qualcosa dentro questo calice? Nella prima demo c'era qualcosa. Sì, Ethan, poverino, sta passando di tutti i colori. Qui non c'è niente. Divertiamoci. Caghiamoci addosso. Allora, bellissimo auto qua, barocco, gold, non mi perdo niente, no? Andiamo. Buongiorno. Qui c'è. Hanno fatto uno spogliarello. Una serratura facile da scassinare, ovviamente, ma noi non abbiamo gli oggetti per. Da qui si uscirà sicuramente. Sì, e noi non ci andiamo in questo momento. La porta che tenteremo di aprire sarà chiusa. Cliché. Il racconto delle fanciulle. Ok. È chiusa dall'altro lato. Qui c'è niente da raccogliere? No. Sento lamentare, ragazzi. Un cane? Qualcosa? Un lupo? Risorci! Graficamente è incredibile, ragazzi. La live giustamente fa perdere qualità, anche se è messa a 1080, ma. Scarti arrugginiti. Ok, con i materiali possiamo costruire qualcosa. Le munizioni. Ma abbiamo la pistola? Ah! Ragazzi, l'abbiamo! Pensavo di no. Ok. I vampiri di casa sono una bestia, confermo. Purtroppo non posso guardarmi i dettagli, ma l'occhio. Guardiamo gli oggetti chiave nell'inventario. Ok, bellissimo. Abbiamo tolto l'occhio che si inserirà da qualche parte. Perfetto. Sì, il timer parte da quando premi X nel menu. Allora, buongiorno. Buongiorno. Complimenti per l'ottima scelta. Ciao ipotetico! Fluido chimico. Allora, andrei prima a sinistra e sarà chiusa, no? È aperta. Dove hanno portato Rose? Attenzione, enigma, ragazzi. Puzzle ambientale. Tutto bene? Tutto a posto? Ok, c'è un enigma ambientale, ragazzi. Ok. Leggiamo la soluzione. Restituisci le maschere. Oh! Restituisci le maschere agli angeli e la porta per la salvezza si aprirà. Le maschere, le maschere.
Cerchiamo le maschere. Ragazzi, in questo momento perderò di vista qualche messaggio per via del timer che mi fa andare veloce. No, Vicetti. Abbiamo Lincoln. Chi è? Chiusa dall'altro lato. C'è niente. Ok. Consegna di uomo tra donne. Incontro la signora Dimitrescu, il duca. Ok. Leggerò molto velocemente. Le tre figlie, Bella, Cassandra e Daniela. Ah. Bella, beh. Allora, un attimo. Ecco. L'intuizione è stata giusta, Severus. Qua tutto rigidamente sigillato. Qua crollerà tutto. No! Ripeta, please. Cosa ho preso? No, ripetete ragazzi perché non voglio recuperare la chat, non ci riesco per via del poco tempo a dispositions. C'è niente prima che torno a vuoto? Non ho letto il possibile suggerimento. Dove stanno le vampire? Stia calmo. Abbiamo piante. Non voglio creare soluzioni mediche per ora. Qua non guadagni più live. No, c'è più punti. Ma l'ha presi? Sì. Andiamo dall'altra parte. Da qua ci siamo venuti, giusto? Sì. Però c'è un'altra porta. Se non ricordo male. Ecco qua. Il buio potrebbe nascondere oggetti. So che vi posso far vomitare, ragazzi, ma devo per forza muovermi così. Ciao, bro! Allora, ipotetico, adesso i mod guarderanno bene la situazione. Cioè, non abbiamo toccato nulla, quindi i punti li continui a guadagnare. Devi cliccare sul tesorino al solito. Ah! Questo è il posto della prima demo in assoluta, dove non si faceva praticamente nulla. Controlleremo, tranquillo. Esatto, vedi da PC. Ok, chiuso dall'altro sì, ho iniziato da forse 7 minuti, bro. Quando dico bro, mi sento molto io, bro. Io non voglio salire però, mi spavento a salire. Qui siamo dall'altra banda. Ma devo salire. Magari una sì, però ne servono quattro, quindi non ho perso tempo a guardare. Guarda, qui c'era l'occhio nella prima demo. Bru, no, bro. Ora vediamo. Vediamo come mi esce spontaneo. Le tecniche di produzione del vino non mi interessa, già ho letto nella prima demo. Non può stare questo oggetto qui. Cos'è sta cosa? Qua si fa qualcosa. Tipo si distilla qualcosa. Questo non si rompe. Qua non si apre niente. Va bene, ipotetico, facci sapere. Qua abbiamo Lincoln. Qua non c'è nada. Allora, qui ci sono delle porte chiuse nella vecchia demo, vediamo. Mi sono spaventato di un vaso, ragazzi. Mi sono spaventato. 200 lire! Ma in che senso? Penso la apprezzerebbe. Ciao, Tony! Poi ti spiego appena finisco la live.
Non è completamente difficile, anzi è un'impostazione molto basic. Ciao, best player. Giulia, leggerò meglio il tuo nome non appena avrò un attimo. Grazie per essere ripassato. Siamo alle prese con la demo seconda ufficiale di Resident Evil Village. E stiamo cercando maschere. Abbiamo nel frattempo, ragazzi, tantissime munizioni. Ciao, Berenike. Ah, Giullar mi piace com'è. Ecco, qua si mette l'occhio. Molto visage, ragazzi, qua. Occhi, mosconi. No, sono da PlayStation 5 io, Tony, per questo. Occhio, qua, gli insetti mi hanno... La vampira! Scappa! Che non spento. Scappi! Ti appenderò. No! Meglio vivo o morto? Tu che cosa preferisci? Che te ne vai! Attenzione! Non riesco più a trattenermi. Dove si va? Si scenda! Siamo in safe! Oggi è stato il primo giorno di lavoro del castello, sono rimasta su con ho scoperto che vengono tutte donne. Oh, che qua ci siamo stati noi nella prima demo. Qua ci siamo stati nella prima demo. Qua ci siamo stati nella prima demo. Crea munizioni. Creiamo le ste munizioni. Annaggia. Ok. Sì, il posto è lo stesso, ma da un punto di vista diverso. Cioè, o meglio, la prima demo secondo me era fatta ad hoc per mostrare il gioco. Ma questo è il reale gioco. La di Dimitrescu. Oh, grazie per i bit! Grazie, Jullar per i bit, 100 bit. Thank you. Spero che Jullar sia il nome giusto di leggere, il modo giusto di leggere il tuo nome. Nel frattempo abbiamo visto, ragazzi, di Dimitrescu dal basso. Qualcuno ha aperto qualcosa. Attenzione! Occhio, munizioni. Gira. Allora, sarà chiusa questa? Sì. Dobbiamo andare a ritroso. Finiamo nel... Ciao, Rob. Finiamo nelle segrete, dove praticamente abbiamo cominciato la prima demo un mese fa. È un po' disturbante questa cosa, perché fa un po' confondere, ti fa sentire ancora peggio. Ok, qua dobbiamo, penso, bruciare queste cose. Eccola. Spinga. Dai. Trust in light. Ok, io mi fido della luce. Dai tempo, ipotetico. Se sparassi. Ecco. Scusate. Non ricordavo di avere 800 munizioni. Siamo al buio. Ecco qua, ragazzi. Io comincio a cagarmi un po' addosso. Comoda sta sedia. Le cose giuste. Io ricordo che qua c'era una vecchia nella demo. Ma in che senso? Abbiamo delle porte che si aprono da sole. Tanto per aggiungere un po' di spettralità extra al tutto. Che è? Ah! Che mi cagherò addosso, ragazzi, lo so. Dedora, sì. La canzone di Pitbull. Qui c'è niente da raccogliere. Ma comunque sia, ragazzi, secondo me le maschere non si prenderanno in questa demo. Sono troppe. E il tempo è troppo poco.
La demo cominciava qui. La prima. Se non ricordo male. No. Qui no. Irina ha appetito robusto. Michele ha appetito robusto. È instabile. Ok. Non abbiamo tempo per leggere. Ragazzi, nel gioco completo che porterò io in diretta. Puttana di Eva. Scusate. Leggerò tutto. Leggerò tutto. Per bene. Mi sono cagata addosso. Abbassato Medek. Leggerò tutto bene, in ordine e piano. Lenta. Occhio. Ma un fucile a canne mozze, no. Che cos'è, raga? Scarti di metà. Si apre. Ragazzi, c'è qualche cosa strano. Ok, ragazzi. Ricarichi. Che fa? Ma che è Dark Souls? Non miri! Ok. Ti affetto! Miracle Blade! Mamma che sei brutto! Chiuda! Curiamoci. No, c'è bisogno, dai, sono un morso. È solo un morso. Creiamo munizioni, creiamo munizioni, creiamo munizioni. Creiamo munizioni. Non possiamo creare. C'erano. Chi è che si lamenta? Si rialzano? No. Questo è il chiotto del pranzo. 600 lei. Quale moneta di gioco si chiamano lei? 600 lei. Comunque sì, adoro il fucile a canne mozze. Sono solo... Mi acchiapperà qualcosa. Lo sento! Io ho paura alle spalle. Alle spalle! No. Bomba artigianale. Mi sento circondato. La potrei mai detta. Quattro palle. Chi è? Scusi. Ma qua, raga, sono armati. Dark Souls. Qui il buon Andy. Occhio. Prendete questa. Bastardi maledetti. Non ve l'aspettavate, eh? Oh. Stai giù. Ok. 600 lei. Cioè, addirittura, ragazzi, hanno aggiunto che qui i nemici droppano. Mi sono parato come... Ragazzi, collana di Ingrid. Abbiamo una delle tre collane. Chi è si lamenta? Lei è un cecchino, sì, sì. Mi chiamano Bullseye. E... quanto tempo rimane? 12 minuti. Mannaggia. Hanno aggiunto il loot. Cioè, nel senso che qua i nemici muoiono e lasciano cadere oggetti, in questo caso monete. Penso anche munizioni, forse, non so. Chi è? Lascia l'arma. No! Perché mi sono abbassato? Cranio cristallizzato. A che serve? I vampiri usano monete. Resti cristallizzati di una creatura dei denti aguzzi. Ok, valore. Bene di valore. Quindi questa roba si vende. Vedendoli li vedo andare al mercato. Eh sì, scusi. Una bella... bella fetta di cosa là al sangue. Non possiamo creare altre munizioni.
Lo può spingere via con L1. Con L1 lo, no, si para. Ma questo può... Che fa? Si abbassi. Si abbassi. Non si entra. Ok, saliamo ragazzi. Andiamo dritto per dritto. Ha salvato. Il bastardo maledetto. Il mercato del sangue. Colà di Ingrid. Apra. Va bene. Oh, non si muove. Ah, non ho niente da utilizzare. Perfetto. Non posso provare neanche ad utilizzare la collana di Ingrid. La cassa è bella qui. Solo Cassandra ti avesse ucciso subito. Ma passa, passa. Passa, passa, passa. 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 Sei il piatto forte del cibo. No. Non sono stato io. Dov'è la... Attenzione! Si levi! Il sangue è molto più dolce se lo bevi quando la preda è... Sì, ma se lei non... Va a succhiare altrove! No! Ah, le munizioni... alle spalle! Scappi! Spinga! Dove ti... Cosa fa? No, 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 no! 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 Non ci credo, raga! Ma non finisce così! Non, forse non dovevo perdere! Non ci credo che finisce così! As the midnight moon rises on black wings, we await the light at the end. No, raga, ma penso di aver perso! Ah, skippiamo il video, tanto già l'ho visto. Come skippa? Non si può skippare. Posso rifarla, ma ho 10 minuti. Allora, Akira, sei sicuro che la demo finisse così? Hai cercato in rete? Cioè, finiva così proprio? No, ma secondo me no. Perché ho visto un'immagine spoiler che c'era lui con Dimitrescu e le vampire accanto, che sembrava quella della prima demo, ma era un po' diversa l'inquadratura. Quindi ho l'impressione che non dovesse finire così. Anche se comunque sia, ragazzi, io non ho perso tempo, cioè, ho fatto il giro, sono scappato, ho preso le munizioni al volo, ho aperto le... Questa scena ricordavo, che ho visto. Però non lo so. Non lo so, non lo so. Controllate. Comunque Fabian, la tua... Vediamo un po' macabra questa live. Praticamente l'attrice che ha dato il volto alla vampira che mi ha appena ucciso, praticamente è morta nella vita reale, non ricordo come. Quindi questo rende il tutto ancora più macabro e spettrale, appunto. Quindi una piccola curiosità, ecco. No, non me lo ricordo, non me lo ricordo. Però se cerchi, se googoli, lo trovi sicuramente. Adesso il buon Akira ci dirà se la demo finiva così o meno. Secondo me no. Anche se ci starà scriptato che lei mi prendesse, mi spingesse avanti, dove vai e finisse lì. Quindi ci può stare. Jeannette Mouse, ok, in che epoca è ambientato? Ma sarà 2000... Tempi di adesso. Non so l'anno preciso, ma ora. Non è nel passato, che la storia va avanti. Ancora non c'è nulla. Guarda bene che ci sarà per forza. C'è già chi l'ha giocata. No, che è prenotato, ciccio. Giorno 8, ragazzi, io sarò qui di sera. Non ve lo perdete. Se riesco, ragazzi, ve lo porto addirittura un giorno prima della sua uscita. Proprio in anteprima mondiale.
Lo giochiamo con calma, leggiamo bene i documenti, cerchiamo di capire tutta la storia, la trama e quant'altro perché è veramente intrigante. Perciò che si è visto oggi lascia molta curiosità, esatto. Chieda finisce così, ok, confermano che finisce così. Era scriptato che lei ti prendesse, per fortuna, per fortuna. Ah. Diciamo che allora potevo correre anche 5 minuti in meno. Però c'era troppo dubbio, quindi va benissimo così. Però ragazzi, siccome abbiamo ancora di bonus, penso 8 minuti, io proverei a ricominciare così un attimo. Che c'è forse un posto che non ho visitato. Ah, ecco, il morbo di Crohn, brutta bestia pure quello. Se ci pensi, sento velocissimo. Lo so, lo so. Non sapendo quanto dura, preferisco finirla con 10 minuti in anticipo che non rimanere a bocca asciutta. Quindi, ragazzi, la sto ricominciando. Akira, ma tu il banner VIP te lo sei automesso? Te lo conferisco dopo. Sto calice non serve a niente in questo momento. Ah, possiamo rushare, siamo sicuri che non c'è niente di pauroso. Solo l'occhio. Dov'era l'occhio? Non me lo ricordo, non me lo ricordo. E infatti, adesso io te lo conferisco. Tipo, guardiano qua com'è la tavola rotonda. Ragazzi, non ricordo dov'era l'occhio con l'anello, forse avanti. Tra l'altro, appena c'è Lady Dimitrescu, se riusciamo ad arrivarci, voglio uscire e farmi vedere. Vediamo che succede. Io rush. Mi interessa tanto Lady Dimitrescu. Ok. No. Prenda. Ok. C'era la parte sopra che non abbiamo visto. Dove hanno portato Rose? Qui abbiamo visto, giusto? Sì, no, sì. Qua abbiamo visto, ma a destra forse non abbiamo visto. Abbiamo visto, boh, non mi ricordo. Vediamo la Lady Dimitrescu. Oh, c'è così. Ok. Ecco qua la nostra amica cara defunta. Ah! Ethan è sempre con le mani, perché nel 7 perde un braccio e se lo attacca con la spillatrice, quindi veramente, veramente top. Ti toglierò la gola e mi Fai quello che vuoi. meglio vivo o morto, e tu che cosa preferisci? Quindi, ragazzi, com'è possibile che uno tagliandosi un braccio se lo riattacchi con le spille e il braccio funzioni, con tutti i nervi e quant'altro? Per me è impossibile. Poi magari l'altra scienza dirà che si può. Usciamo! Lady? No! Niente ragazzi, è scriptata che deve scappare via. Non sente gli spari. Quindi proprio è sorda. Abbiamo trovato il punto debole di Lady Dimitrescu. E niente ragazzi, ormai... si abbassa sì, perché ha 80 metri sta tipa. Erbetta buona buona. Ok, fai giro. I came from the low. Ok, qua ci sono tutti adesso. La demo cominciava qui se non sbaglio, e sto muro era chiuso. Quindi... C'era un candelotto da qualche parte che io non ho preso, forse è più avanti. Non mi freghi stavolta. Proviamo un po' una cosa. Ragazzi, perderemo miseramente, lo sapete, vero? Perché ho poche munizioni. Ciao Sofria! Yeah.
Ragazzi, Covid-20. Levati! Levati! Se solo Cassandra. Che cazzo è Cassandra? Ti avesse ucciso subito. Cioè, ipotetico! Sei il piatto forte della cena. Qua che c'era? Esatto, niente, guardiamo. Levati! Ciao, una stasera! Il sangue è molto più dolce se lo bevi quando la preda. Abbiamo 800 euro di vantaggio, ragazzi. Quindi... Esatto. A posto, seconda run è fatta, ragazzi. In 5 minuti. Ok. Non perda tempo. In questo Resident Evil, Ethan quante gambe e braccia perderà? Non lo sappiamo. Ragazzuoli, che dire, l'abbiamo finito nuovamente, qui ripartirà il trailer che non so come si toglie. Sì, sì, no, ma ci credevo, soltanto che volevo utilizzare il tempo rimastomi. Non si skippa il video. Ok, ragazzi, allora, a me la parte del castello intriga come villaggio. Bilancia bene, secondo me, il tutto. Vediamo. Ma una bella collana di aglio, no? Mi intrigava di più la parte all'esterno. Allora, ragazzi, la parte all'esterno era più evocativa. Però secondo me sarà ben bilanciato. Ci sarà parte all'esterno, parte all'interno. Ci saranno molte ambientazioni. Ho questa sensazione rispetto al 7. Però... è che abbiamo visto tanto già questa parte con le botti col vino... l'antro, quindi abbiamo bisogno di variare. Guardate qui che c'è, rovine, quindi secondo me è tanta roba, anche se appunto la parte all'esterno ha quel da quel respiro macabro che non mi dispiace affatto. Quindi vedremo come bilanceranno il tutto, sono curioso. Quindi allora, che dire, ragazzi, anche questo appuntamento è andato. Questa sera ricordiamo che alle 21.30 c'è un appuntamento di tutt'altro respiro con Overcooked 2. No, 21.30 no, 21.45, scusate. E siamo in 4 passi che proveranno a cucinare. Io non ho mai provato questo gioco, quindi sarò una... veramente una persona poco affidabile. Mi lascerò guidare dai miei colleghi compagni di avventura, quindi seguiteci. Se c'è gente nuova in ascolto, sappiate che noi siamo un gruppo di 9 ragazzi e ragazze che streamano ogni giorno dalle 3 live sicure e oltre. Portiamo vari generi, horror, azione, adventure, quindi mi raccomando, seguiteci perché c'è da divertirsi. Siamo uno più estremito dell'altro. E se cliccate nella pagina delle informazioni c'è un link che vi porta a tutti i social nostri, TikTok, YouTube, Instagram. Quindi potete stare coveraged a 360 gradi, quindi non potete perdere nessuna notizia. Preparati a impazzire. Ok, stasera ragazzi scoprirò questo gioco. È molto richiesto, vedo che qua la gente ne esce pazza. Io non l'ho mai provato, quindi non so... non so cosa mi aspetta. Mi lascio trasportare e vediamo. Detto questo, vi lascio con questa immagine di Pre-Order Now e ci vediamo stasera, ragazzi. Grazie mille per essere passati e alla prossima. Ciao.